Sabato 15 giugno 2019, buongiorno da Liberato, dalla Reda Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli per la quotidiana rassegna stampa di calcio nazionale e internazionale. Partiamo come sempre dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, che ha mezza pagina in verticale dedicata al Milan, alla mossa Torreira. In più ci sono le notizie della Juve, sempre con Sarri che è sul punto di arrivare. Roma, Pallotti a Totti resta con noi, ma lunedì può dare addio, può dire, dare l'addio, e poi Bobo Vieri con Dzeko e Lukaku, un Inter devastante. Poi mezza pagina dedicata alla nazionale femminile che ieri ha vinto 5-0 contro la Giamaica. Francamente trovo, e lo dico perché e lo penso, un po' ridicolo questo voler a tutti i costi pompare un evento per uno sport che in Italia non ha seguito, il calcio femminile, che sicuramente adesso attirerà flotte di spettatori curiosi in televisione, fino al momento che speriamo il più tardi possibile dell'eliminazione dell'Italia. C'è una cosa che ieri mi ha fatto rabbrividire, nei commenti, credo che sulla Rai, sì, sulla Rai, in cui parlando con il presidente Gravina si era parlato della necessità di far diventare professioniste anche le ragazze che giocano a calcio. Ora, invece di ridurre il numero delle società professionistiche a livello maschile, che il sistema calcio non può sopportarlo, e Gravina, ex presidente della Lega Pro, lo dovrebbe sapere meglio di tutti noi, si parla addirittura di far diventare professioniste le ragazze, in uno sport che non ha seguito. In Italia il calcio femminile non funziona. Adesso farà anche qualche milione di spettatori alle partite, però il calcio femminile in Italia non funziona. È giusto investire qualcosa in questo sport, è giusto dare loro massima visibilità, ma parlare di professionismo vorrebbe dire solo creare una nuova fascia di debiti, e di tutto ha bisogno lo sport italiano, ma l'economia italiana, tranne che di fare debiti. Comunque, per fortuna non sta a me decidere, io non avrei dubbi, io sono per l'economia di mercato, dove ci sono i soldi si fanno le cose, dove i soldi non ci sono e perché non c'è interesse, non vedo perché bisogna essere professionisti. Comunque, andiamo avanti, spero di non parlarne più della nazionale femminile, dei mondiali femminili. Poi, se l'Italia dovesse fare strada, soprattutto commentando le prime pagine dei giornali sportivi, mi toccherà, però insomma, in linea di massima di calcio femminile in queste rubriche non si parla. Alle pagine interne della Gazzetta dello Sport, diavoli al lavoro, e Boban e Maldini, sì, e subito assalto a Torreira e Lovren, pista Sensi calda. Sarri alla Juve, ci siamo, intesa col Chelsea, vicino all'ufficialità, poi firma fino al 2022. CR7 chiama James Rodriguez, che sembrava vicinissimo al Napoli, invece adesso lo ha chiamato CR7. Faccio capire, fatica a pensare a cosa possa servire James Rodriguez alla Juve, che già ha Dybala. Faccio soprattutto fatica a pensare come possa essere inserito in un sistema di gioco sarriano, che già farà fatica a inserire CR7, al quale non potranno essere chiesti ovviamente determinati movimenti. Faccio fatica a pensare che Sarri voglia un giocatore con queste caratteristiche, fortissimo. Da napoletano sogno che venga a Napoli, è uno che può spostare gli equilibri di una stagione, ma alla Juve non serve. Manolas, scambio con Higuain, serve ancora tempo e spunta il Napoli. Questo è sempre a proposito della Juventus. Ieri la Gazzetta dello Sport ha lanciato l'idea di uno scambio tra Higuain e Manolas, che servirebbe, oltre da un punto di vista diciamo tecnico, anche a fare giochini di bilancio con sontuose plusvalenze da parte della Roma e con la Juventus, che quantomeno potrebbe evitare una minusvalenza con Higuain. Vedremo se la cosa andrà in porto. Andiamo avanti. Icardi non ha i saldi, l'Inter non svende Cash o Dybala, la via bianconera. L'Inter non lo svende, però nel momento in cui l'ha messo sostanzialmente fuori rosa, non pretenderà mica che ci saranno fessi che gli offrano i soldi che avrebbero potuto offrire l'anno precedente o pagare la clausola di 110 milioni.
Icardi, che secondo me è il centravanti più forte al mondo della sua generazione, ha appena 26 anni, oggi non vale più di 50-60 milioni, la metà esatta di quello che poteva valere l'anno scorso. Peraltro leggevo, poi lo dovremmo vedere, non so se ho selezionato la pagina, su Repubblica che Icardi sta pensando addirittura a svincolarsi di ufficio, un po' come fece Pandev dalla Lazio. Comunque, il divorzio di Totti, l'altra notizia importante del giorno, lunedì lascia la Roma, Pallotta lo voglio direttore tecnico. Il ruolo di Totti nella Roma è delicatissimo, ne abbiamo parlato ieri. Quando si hanno carriere alle spalle come quella di Totti, quando si è un simbolo come Totti a Roma, Totti può stare nella Roma solo se ha potere, se non conta niente come in questo momento, era solo un volto immagine da offrire alle telecamere e ai tifosi, è chiaro che Totti poi creerà sempre problemi. Corriere dello Sport, lo strappo di Totti, la notizia principale, 120 milioni Conte salato, sono i soldi che servono all'Inter per il mercato chiesto da Conte, che 70 milioni per Lukaku, 35 per Barella e 15 per Dzeko. Certo, se arrivano Lukaku e Dzeko, non credo che potranno giocare insieme, ma sono un attacco devastante. Lukaku fa fatica ad esplodere in Premier, ma è un giocatore che in Italia potrebbe tranquillamente fare 25-30 gol in un campionato, senza problemi alcuno. Sarri Ball, c'è cioè il bonus Champions, credo riferito al fatto che la Juventus dovrà riconoscere un premio supplementare alla Chelsea in caso di vittoria Champions. Questa è stata la decisione per smuovere le acque. Conto Inter 120 milioni, già abbiamo visto. James Rodriguez, lo sponsor tifa Napoli, che cosa vuol dire? Che il Napoli avrebbe alle spalle l'Adidas per partecipare all'ingaggio di Rodriguez. L'Adidas punta molto su giocatori del genere, leader nelle rispettive nazioni, e a Napoli con Ospina e con James Rodriguez potrebbe fare benissimo per il mercato colombiano. Andiamo avanti, Totti non ne può più, è in fuga dalla Roma. Tutto Sport, un urlo Italia, l'Italia femminile, la Juve di Sarri, Toro, c'è la fotografia di Mario Ruiz, Europa no, Mario Rui ti aspetta. Io credo che Mario Rui voglia tornare al Portogallo, e se c'è in Portogallo e se ci sono offerte di Benfica, come pare, o Porto, è chiaro che lui da portoghese preferisce quella soluzione. Peraltro per giocare anche in Champions e in patria e quindi per difendere al meglio il posto in nazionale. Comunque, il Mattino, che ha una in prima pagina una notizia che non riguarda il Napoli, Sarri riguarda il Napoli relativamente, Sarri colpo al cuore. Sarri è stato allenatore straordinario per il Napoli per 3 anni, dopodiché non è stato messo in condizioni di andare via. Anche lui aveva una clausola che ha sfruttato, adesso è un libero professionista e può andare alla Juventus. Certo, l'ho scritto ieri. Per chi ama il gioco di Sarri, non c'è, anzi, è un trionfo. Quindi, diciamo, per i sarriani è un trionfo, perché se Sarri arriva nel tempio della società, nel tempio del vincere è l'unica cosa che conta, si dimostra che col gioco e con l'equilibrio di Sarri si può anche provare a vincere. Se lo fa la Juventus, è il trionfo proprio dei sarriani e della fine del sarrismo, perché i sarristi erano quelli che vedevano più che un allenatore un capopopolo, colui che avrebbe guidato i rivoluzionari fino al palazzo. Adesso nel palazzo ci entra da proprietario con tante di chiavi, senza rivoluzionari al seguito, ma probabilmente in giacca e cravatta. Quindi il sarrismo è finito. Il sarrianesimo, che potremmo dire la religione del calcio totale di Sarri, no. Repubblica, l'ultima tentazione di Icardi, ne parlavo prima, l'azione legale per svincolarsi. Sarri alla Juve, il matrimonio dei contrari, un pezzo delizioso di Crosetti, se non ricordo male, credo di sì, in cui si dice che proprio Sarri e la Juventus, ed è una tesi che io sostengo da tempo, sono proprio agli antitesi da tutti i punti di vista. Sarri, che è figlio di un operaio, va a giocare nella squadra dei padroni. Lui che ama la tuta entra in una società in cui c'era una volta, adesso non c'è più lo stile Juve, però tengono sempre un certo aplomb. Secondo Repubblica sono due opposti, è un tentativo di unire due opposti che andava fatto.
Secondo me no, però poi non sta a me decidere. Questo invece è Corriere della Sera, Sarri firma in arrivo, nasce la sua Juve, obiettivo Icardi e poi sotto le notizie sul Milan, Maldini e Boban al lavoro, piacciono Torreira e Manolas. E con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, l'appuntamento è per domani.